Prova. Ma non va. Raga, dormiamo con i cobra. Dormo con Damiano. Lui è Damiano. Lui è Sam. Lui invece è Lollo. E questo è Mirko. Lui è Adam. E questo sono io. Noi facciamo parte degli scout e questo è il nostro campo di Pasqua 2022. Ore 7.45 del 14 aprile 2022 inizia il nostro campo di Pasqua. Questo campo saremmo andati in una casa barra ostello che è tranquillamente raggiungibile con 15 minuti di treno e una passeggiatina a piedi. Detto questo, torniamo alla mattina della partenza. Allora, salve a tutti, oggi in questo nuovo vlog partiremo per il campo pasquale con gli scout. Saremo anche con Fidenza 2 e vi porteranno nel vlog dell'esperienza di questo campo pasquale. Parla bassa voce perché non vestito da scout, sono anche un po' in soggezione fin quando sono da solo. Mirko grandissimo, Adam c'è, lui c'è, i Puma sempre i primi. C'è la GoPro qua. Allora prendiamo il treno e partiamo per Fornovo e ci incamminiamo per andare verso il posto dove avremo trascorso il nostro campo. Adesso stiamo andando dalla stazione di Fornovo verso la casa in cui staremo. C'è tutta la mia scudietro, per adesso sono capo dei Puma. Per adesso. Esatto, poi quando arriverà Manuel perderò questo potere. Arrivati là ci dicono. Siamo appena arrivati, adesso facciamo like subito il primo giorno. Era stato deciso che like sarebbe stato il primo giorno subito dopo l'arrivo. Ma cos'è like negli scout scritto in questo modo? Like è un'escursione di squadriglia o bisquadriglia in cui si esplorano gli ambienti naturali circostanti. Esso può durare 2 giorni, ma per i più grandi può durare anche di più. E in quel caso si dorme in tenda. Vi farò vedere quest'estate durante il campo estivo in cui faremo un hike di 2 giorni e dormiremo fuori in tenda. Altra cosa da aggiungere: noi la meta non la troviamo con Google Maps come si potrebbe pensare, ma tramite coordinate, azimut e altri calcoli da fare riusciamo a trovare la posizione. Like che solitamente si fa un campo pasquale, invece è in giornata. Facciamo like, raga, e spacchiamo tutto. Like il primo giorno, vabbè. Like è iniziato, adesso stiamo proseguendo. Adesso non so quando arriveremo, come, dove, quando. Abbiamo preso sto sentiero qua e siamo con un'altra scuola, comunque non so quanto parlerò. No, comunque saremo sulla buona strada, spero. Sono esattamente le 11.06. Alle 3 dobbiamo tornare. Chissà quando arriviamo. Ho fame. Comunque abbiamo trovato una proprietà privata. Boh, Lollo dice che è un paesino. Ma anche io voglio vivere qua, appunto. Ma che bello. Bello, sì, che bello. Bello, 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 sei. Sì. Quanto sei piccolo. Comunque abbiamo chiesto delle informazioni e ci hanno detto dove andare. Ok, ce l'abbiamo fatta. Adesso si continua di qua che dobbiamo arrivare a Casella. Raga, siamo venuti a fare i nostri bisogni qua, questa cuna bellissima. Là c'è Lollo che fa le cose, evito di riprendere. Bellissimo, bello, bello, bello. Un nuovo Nazario Onesta che porta a fare queste camminate. Che fa i vlog con la GoPro. Non è una GoPro, però vabbè. No, andiamo di là. Ci sono le galline, che bello. Una volta trovato il punto d'arrivo, ci siamo fermati per mangiare. Abbiamo trovato una fontana comunque. Ok, clip fatta, comunque avevo la borraccia. Ha preso tutto lui. Tutto riconosce il campione, siamo al salito. Fai il selfie tattico. Here we go. This is my lunch. Allora, andiamo laggiù. Appunto. Ma dove dobbiamo arrivare? Questo, questo, questo. Miau, miau, miau. C'è un gatto. Vabbè. Dai, ti ricordi Colin? Sì, abbiamo trovato sto albero qua. Oh, ragazzi, venite qua.
Vi ascolto, vi ascolto. Guarda, non dai fare una foto. Dai, andiamo. Robazzi, ma che cazzo. Aia! Dopo aver mangiato ci siamo rimessi in cammino. Devo finire di mangiare. Adesso torniamo indietro alla base, diciamo. Ora è della noce e della mañana. Me gusta la noche, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Qué hora son, qué hora son. Ancora là. Elicopter. Che forza. Fortissimo. Elicopter. E tornando abbiamo trovato la squadriglia di Damiano. La squadriglia di Damiano abbiamo beccato. Come recensiresti questo hike bellissimo? Cazzi picchiolina, non lo so. Cosa c'è qua dentro? Ah no, nulla. Prova. Ma non va. Vabbè. Ragazzi, qua ci sono tutti i vetri rotti. Oh. Hanno detto che hanno suonato e funzionava il campanello. È abbandonata sta casa. No, ci vivono. Vedi quanto è messa bene. Un po' tutto diroccato sopra. Dopo la sosta con l'altra squadriglia siamo tornati. Signore, abbiamo finito like. Considerazioni finali? Ci stava, però di estetica, nel senso la vista, però era un po' corta. Sì, era corti. Essendo in questo territorio ci stava. Era un po' corto. Siamo arrivati tutti quanti prima, ma ci siamo arrivati. Un casino. Appunto. Da lì è stato un divenire tra il TAPS, che sarebbe il momento libero in cui possiamo fare quello che vogliamo. Poi, raga, dormiamo con i cobra. Dormo con Damiano. Io mi metto là. This is my bed. Vai! No, cos'è? Suona. Corretto. Edo, cosa fai? No. Dio, addio. È bello se cantano tutti. Vabbè. Oh, Sam, vieni a cantare. Col sunset. Sam, vieni. Poi dopo cena il fuoco, che vi ho già spiegato cos'è, vi lascio il video qua sopra da qualche parte. E dopodiché a nanna. Buongiorno signori, non so quanto vedrete, ma la sito è questa. Allora, ecco, mi è caduto lo zaino. Diciamo che abbiamo mangiato, abbiamo fatto il fuoco, tante altre cose. Direi che per oggi può finire qua, dai. Perché ogni sera chiudi, faccio come Fabio. Chiudi la giornata. Volo. Ebbene sì, che ci crediate o no, noi che sia inverno, che sia estate, che sia primavera, che sia autunno, di prima mattina ci scaraventiamo giù dal letto e facciamo la ginnastica mattutina. Stiamo facendo la ginnastica mattutina. Colazione ed eravamo già pronti per una nuova giornata. Non ho ripreso molto, ma abbiamo fatto tante cose. Salve gente, oggi abbiamo fatto un po' di attività, abbiamo fatto dei giochi, abbiamo fatto consiglio di squadriglia. Popolo di Boma! Popolo di Svescia! E vabbè, questa giornata sarà un po' chill. Se ci sarà qualcosa di interessante riprenderò. Comunque venite agli scout, non guardate solo i miei video. Poi pomeriggio abbiamo fatto un laboratorio dove abbiamo costruito il cappello di Robin Hood, che era il tema del campo, anche se non è venuto benissimo. Ragazzi, abbiamo fatto il cappellino di Robin Hood, che era il tema del campo. Abbiamo cucito qua dentro, come potete vedere. È venuto schifoso, però va a vedere come ti dona. Mi sta. Sembra un pirata. Io non so come sembra, secondo me faccio schifo. Sì. Ok, perfetto. Essendo che mancavano 2 giorni a Pasqua e che la GESCI è un'associazione cattolica, abbiamo fatto la Via Crucis. Per chi non sapesse cosa sia la Via Crucis, è un rito che si fa per commemorare, in un certo senso anche ricreare, la situazione del percorso doloroso di Gesù Cristo verso la crocifissione. Nel nostro caso si è svolta in un campo adiacente a una stradina che portava poi a una madonnina alla fine della via. Stasera abbiamo la Via Crucis. Si sa che ci tocca stare in divisione.
divisa tutta la serata. Sei contenta? No. No, dai, sono felicissimo. Siamo pronti. Dopo aver fatto la Via Crucis, ci siamo andati a cambiare per poi fare una bellissima scoperta. Salve a tutti, cari amici followers. Ciao, cari amici followers. Non dobbiamo tenere la divisa stasera. Siamo molto contenti. Amici, amici, poi Nadai si cappotta in bici. Niente, allora mangiamo, facciamo cose, basta. Ciao, fra. Ciao, mamma, sono in televisione. Ciao, mamma. Mamma, sono in mutande. Ciao, Guis, lui è un nuovo membro del nostro gruppo di creators. Siamo i nuovi Illuminati Crew. Lui ha il consenso, vero, di apparire nei miei video. Esatto, adesso mi censurano la faccia e la voce. Come hai visto il show? Niente, adesso mangeremo. La giornata è finita. Adesso mangeremo, la giornata è finita. Abbiamo fatto varie attività, tra cui cercare i fazzolettoni. C'è una nostra compagna che ha perso il fazzolettone, quindi abbiamo cercato, ma non abbiamo trovato nulla. Abbiamo fatto anche la Via Crucis e niente. Questo coltellino, guardate, è impossibile tagliarsici. Esatto, guardate un attimo, guardate, osservate, luccate. Non ta. Ci stiamo facendo. Vabbè, abbiamo mangiato. Lico durante la cena. Galbanino, tutto buono. Ma non sapevamo cosa ci avrebbe aspettato quella sera. Signori, ebbene sì, che Pasqua sarebbe senza veglia, cheat. Poi alla fine ne abbiamo fatta una anche il giorno dopo. Ma per chi fosse meno esperto, che cos'è una veglia? La veglia è un momento di riflessione che si fa la notte facendo preghiere e scrivendo pensieri sotto il cielo stellato, intorno a un fuoco o come nel nostro caso le candele. Solitamente si hanno dei turni, poi mano a mano nella notte ognuno ha il suo orario in cui si sveglia e va intorno al fuoco. Fare la veglia. Sì. È un momento serio. Abbiamo il primo turno. Fino a mezzanotte. Abbiamo finito la veglia, adesso stiamo andando a letto. Per fortuna che eravamo il primo turno, se ci devono svegliare di notte. Adam, abbiamo finito. Non sono la porta, accosta. Adesso svegliamo le prossime squadriglie. Ci vediamo dopo. Noi siamo stati fortunatissimi anche perché abbiamo avuto il primo turno, dunque non ci dovevamo nemmeno svegliare. Avevamo il turno che finiva a mezzanotte. Ok, è passata la notte, adesso dobbiamo fare lo zaino per preparare tutto e dopo andiamo a pulire fuori. Oh yeah. Abbiamo fatto gli zaini e ci siamo divisi in gruppi. C'è chi puliva i bagni, c'è chi raccoglieva la sporcizia in giro come io, Mirko e qualcun altro. Adesso abbiamo pulito un po' tutta la zona che avete visto nel timelapse iniziale. E niente, il campo pasquale sta per finire, è stato molto bello. Abbiamo fatto la veglia ieri sera e siamo stati anche col Fidenza 2, che è il secondo gruppo della nostra città. Questo video può essere anche un ottimo ricordo del campo pasquale 2022. Chi spazzava nelle stanze. Ciao a tutti ragazzi, oggi siamo il nostro video, io sono Tizio Gamer 89 e oggi faremo il spacoping più bello di ragazzi. Benvenuti al nostro nuovo canale, oggi mangeremo niente, non so, capisco. Ragazzi, in questo momento ho la videocamera o fotocamera di Matteo Ned, in questo momento non c'è e basta, fine. Ragazzi, non abbiamo le scope, quindi non possiamo pulire. Poi la stanza di merda. Quindi non abbiamo abbastanza strumenti per pulire, siamo in troppi. Fine. Matteo non ha ancora scoperto perché è un po'. E basta. Lo date in Gesù. Gesù benedetto il Beato Andrea Garrito Ferrari. Ok ragazzi, siamo usciti, alla fine non abbiamo pulito perché siamo delle brave persone, la nostra stanza era pulitissima. Poi Matteo starà pulendo e basta, Matteo non mi ha ancora scoperto e penso che non mi scoprirà. Dopo questa bellissima chicca di Damiano ho recuperato la camera. Allora, oggi abbiamo fatto un sacco di cose che non ho ripreso, adesso io e Damiano siamo qua a riposarci su questa bellissima panca che si muove. E niente, abbiamo fatto il consiglio della legge, ovvero tutto il reparto, poi abbiamo fatto la verifica.
abbiamo mangiato e dopodiché abbiamo fatto anche la cerimonia dove hanno dato la specialità. Noi due abbiamo preso la specialità di fotografi. Non c'è il patacchino però. Eh sì, non c'è andato il patacchino. Questo diciamo è stato il riassunto dell'ultima giornata. E ci siamo incamminati per tornare alla stazione. Ok, siamo sul tragitto. Siamo sul content. Tragitto per andare in stazione e prendere il treno. E dopo avremo, cos'è, la veglia? Io non ci sono, io non ci sono. Ecco io. Vabbè, io vado a San Giuseppe e rimango. Il tempo non promette bene. Prendiamo il treno. I treni erano completamente sommersi dagli scout, con colori di fazzolettoni che manco pensavo potessero esistere. Per chi non lo sapesse, negli scout ogni gruppo ha un suo fazzolettone diverso dagli altri gruppi. C'era Modena, Parma, Bologna, di tutto. Abbiamo fatto cambio treno. Ho incontrato Yassin, un suo amico. C'è un botto di scout in giro. Una volta arrivati a Fidenza, direzione San Giuseppe. Arrivati lì abbiamo appoggiato la roba e abbiamo mangiato la pizza che avevano ordinato. Dopodiché hanno portato delle uova di Pasqua giganti che ci siamo mangiati e poi io mi sono messo addirittura dentro la carta dell'uovo, da quanto erano grandi. E dopo nuovamente un'altra veglia con la messa la sera prima di Pasqua, in cui fuori dalla chiesa abbiamo acceso un fuoco in cui le persone dopo sono venute ad accendere una candela che avrebbero usato anche all'interno della chiesa da alzare in alto in alcuni momenti della messa. E poi basta, finita la messa siamo andati tutti a casa e ci siamo messi a dormire, anche perché non il giorno dopo ma quello seguente, nel prossimo video. Ok, ce l'abbiamo fatta, siamo entrati in piazza San Pietro. Bellissimo, sì, una roba che contente evita. Non avete assolutamente capito che cos'è questo. Cacciatore al museo, lo sapevo che le calpiedi fossi di gas. Questo ragazzo diventerà famoso. Diciamo che scendo strada con i miei bro, mangiano l'odore da un chilometro. Ogni sera faccio come Fabio. Chiudi la giornata. Ciao mamma, sono in televisione. Ciao, aiuto.